salvare della partita odierna dell'Inter? Secondo me la partita si è svolta su, su un equilibrio che se si toglie quello che è stato il gol, poi è stata molto simile per tutte e due le squadre. Noi abbiamo commesso qualche errore in più nei disimpegni e nella qualità del gioco e poi abbiamo preso gol dove non lo dovevamo prendere su questa palla inattiva, visto che avevamo fatto scelte anche per andare a affrontare queste situazioni avendo le stesse caratteristiche degli avversari. Rai Sport qui davanti. No, se la scelta di giocare a specchio era determinata insomma dalle caratteristiche degli avversari. E... la scelta di giocare a specchio, la domanda è la scelta di quello che ho fatto inizialmente. La scelta che ho fatto inizialmente perché non avevo esterni eccetto Candreva a disposizione. Per cui, perché Politano era a rischio anche a fargli giocare questi 20 minuti qui, perché lo staff medico mi ha detto che era a rischio, però a quel punto lì ho deciso di rischiarlo. Perisic non ha rimesso a posto quell'ematoma che ha sulla tibia della botta presa precedentemente, di cui si è parlato anche in settimana, per cui non era a disposizione, non potevo farlo entrare. E allora era un'occasione buona per alzare da un punto di vista fisico la squadra e di far giocare i due attaccanti insieme, anche per vedere poi quello che era la possibilità. L'altra cosa si preoccupa un pochino la difficoltà soprattutto dei centrocampisti di maggior qualità quando magari aggrediti, pressati, nel trascinare fuori la squadra dai momenti difficili, che hanno fatto un po' fatica. Quello fa sempre parte di questo livello di gara da mettere dentro le partite, di quello che sono un po' le caratteristiche dei calciatori, quello che è un po' più fisico ti viene addosso un più forza, te che tu hai un po' più di qualità tu riesci qualche volta a deludere, però su un campo così poi era più difficile e avvantaggiato su un tipo di campo del genere quello che ha più forza e che ti viene poi è più difficile andare a costruire e creare poi situazioni pulite di costruzione di gioco, ecco. Buonasera mister, Alberto Gervasi di Tutto Sport. Allora, nel primo tempo abbastanza bene sia Icardi che Lautaro hanno duettato anche molto bene, poi nel secondo tempo magari diciamo questa situazione di gioco è venuta meno. Nel secondo tempo il Torino si è chiuso un po' di più, ha giocato un po' più di rimessa. È chiaro che poi mancando degli esterni che facevano un uno contro uno siamo stati costretti ad accentrare un po' più su di loro, con meno spazi, perché poi il Torino si era un po' abbassato e quindi era riuscito a compattare poi sui tre centrali meglio la fase difensiva. E effettivamente è stato così, come ha detto lei, secondo tempo abbiamo fatto qualche cosa di meno sotto l'aspetto anche della forza o dell'imprevedibilità di quelli davanti, però era un po' quello che mi aspettavo e quello che o bene o male abbiamo sempre un po' detto, ecco, io che poi a farli giocare insieme ai Cardi gli tocca spostarsi un po' e si gioca con le due punte in orizzontale, poi nelle ripartenze è chiaro che poi devi sopperire all'uomo che rimane sopra la linea, i due uomini che rimangono sopra la linea della palla, e devi essere bravo poi nella spartizione degli spazi, andare a fare poi questa fase difensiva nei spazi un po' più larghi quando decidi di far giocare gli avversari. Però
non mi sono dispiaciuti insieme, secondo me hanno fatto benino. Grazie, buonasera.